La salute della tua bocca è la nostra missione. Comfort e sicurezza sono i nostri obiettivi. Abbiamo introdotto tutte le prescrizioni governative validate dalla comunità scientifica, dispositivi di protezione individuale, triage e distanziamento sociale. Misure di sicurezza aggiuntiva nella pratica clinica. Disinfezione e decontaminazione accurata. Abbiamo pensato a tutte le fasi del tuo percorso in clinica dentale. Clinica Dentale, un team di professionisti per la tua sicurezza. Eccoci qua, benvenuti a Fuori Gioco e come ogni lunedì, come meglio si può iniziare che non con la presenza di Federica, che saluto. Ciao Federica. Ciao Franco. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. E tu? Alla grande. Ho capito gli anni. Eh sì, sono diventato un anno più maturo, non sembra, ma ce l'ho fatta anch'io, ce la faccio anch'io. Con queste pillole di saggezza andiamo a presentare Federico Formisano, responsabile del sito www.calciovicentino.it. Buonasera Federico. Non ho freddo, eh. Ma infatti sto notando questo tuo look che penso non voglia suggerire pressoché nulla. È una sciarpa molto vecchia, c'è addirittura i buchi, ma perché vecchia è la mia passione, capito? Cioè io sono un tifoso dell'Inter dai tempi di Herrera, quindi un vero amore. Sarti, Burnic, Facchetti, Benigno, Guarneri, Picchi e poi spero non sei uno di quelli che è andato a piazzare Duomo a fare assemblamento. No, ecco, quello non l'ho fatto. Bene, ero bene. A Montecchio ieri, a Montecchio. Bene, bene. Bene, allora oggi, cara Fede, abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo qui con noi il piacere di avere Mister Gigi Zuccon, nonché un amico, tutti lo conoscono nel calcio dilettantistico vicentino. Buonasera ciao, Gigi, ciao, ciao Gigi, ciao, come stai? Ciao. Bene, bene, bene. È un piacere averti qua, anche perché Federica, come ti ho anticipato, non è stato facile riuscire a portarlo in studio. È un anno che ci provo, è finalmente. Sono timido. Finalmente esatto, ci siamo esatto, riusciti. Brava. Però per me è un grande piacere, perché ricordiamo per chi è a casa che Gigi, oltre ad essere stato un grande giocatore, va detto. È la verità. Mi sono innamorato di te calcisticamente, proprio vedendoti. Come tu dici te, a toccare la spalla come pochi, con piedi vellutati, e poi sei diventato un grande mister, bisogna dire la verità, e tra l'altro un mister che ha anche vinto. Sei venuto a Bolzano a darmi una mano, purtroppo non abbiamo vinto assieme, ma ci siamo divertiti. Ma guarda un po' te, non l'avevamo ancora capito. Però ci siamo tanto divertiti e da lì è nato un rapporto di amicizia che a volte vale più di una vittoria, no Gigi? Bravo. Assolutamente. Bene, oggi Gigi sei il nuovo allenatore della Calidonense. Vuoi dirci un attimo quali sono i programmi per la prossima stagione? E i programmi non lo so, speriamo insomma di fare una squadra competitiva per fare bene, questo sì. Adesso insomma è ancora presto, perché siamo in fase di allestimento della squadra, per cui speriamo di fare bene, ecco, quello speriamo sì. Di fare bene. Quello sì. Allora, ricordiamo che oltre ad essere stato con me a Bolzano, hai fatto un anno prima ancora al Marola, dove hai vinto un campionato di prima categoria insieme sì. ai tuoi grandi giocatori amici, no? Sì. E a grande Simone Gottardo e Fabio Ebene, e ancora prima hai allenato anche, hai dato una mano anche a Real Vicenza, giusto? Quindi sì, sono partito a fare il secondo in C. Sì. Poi sei stato a River Hill. Sì, esatto. Quindi hai dei ricordi tutti belli di allenatore fino adesso? Ah, sì. Sì, sicuramente. Dopo ho avuto sempre la fortuna di avere bravi ragazzi, per cui ti sì. Vediamo abbastanza sorridente, vorrei sapere che ricordi ti vengono in mente. No, ma il calcio, vabbè, oltre al discorso tecnico, dopo è bello, perché ti dà anche l'opportunità di conoscere tanta gente, e per cui è anche un arricchimento personale, per cui no, finora tutto bene. Veniamo a noi. Veniamo so a che noi. Sono iniziati gli allenamenti di contatto, giusto? Però senza l'uso degli spogliatoi. Allenamenti di contatto, Robert. Sì, esatto. E, beh, guarda, io ne ho fatti solamente 3 finora. Però sì, è importante, perché più che altro lo facciamo per un discorso preventivo, nel senso che permettiamo anche ai ragazzi di mantenere la condizione e magari in un futuro di evitare infortuni. Dopo sì, purtroppo si possono fare docce, ci sono un po' di limitazioni, però insomma. E come la vedi? È fattibile?
È difficoltoso perché per dirti sei anche legato alle condizioni del tempo, se piove, vedo anche i bambini non possono gestire il discorso spogliatoio, secondo me è una contraddizione in termini, però... Beh, possiamo dirlo che è una contraddizione, dai, perché viva Dio, però... io non riesco a concepirla sta storia qua, Federico, dopo tu che sei più esperto, dimmi la tua, però non capisco sta storia di fare allenamenti, sì, ma la doccia no, ma cosa cambia? Cioè, sì, ma poi... sarà peggio se uno, voglio dire, è suda e rimane bagnato e va e monta in macchina, va a casa, io non lo so. Franco, hai perfettamente ragione, ma l'assurdità è che hanno fatto fare attività sportiva a squadre di pallavolo, di pallacanestro, che giocano in palestra, no? Dicendo che sono campionati di valenza nazionale e i nostri campionati del calcio sono tutti fermi, ma sono fermi anche i campionati dell'Arzignano, del Bassano, cioè di squadre di un certo prestigio, di un certo nome, che potrebbero essere definite campionati nazionali. No, allora la partita di Under 13 di pallavolo la definiscono campionato nazionale, quindi può giocare. Ma lo decide la federazione, quindi è lì l'errore di fondo. Ah, sì. E quindi non si possono usare gli spogliatoi e non si può fare il minimo di attività. E solo da lunedì scorso sono consentiti i cosiddetti sport di contatto, perché fino a lunedì non si potevano fare, per cui praticamente tu potevi fare solo gli allenamenti individuali cosiddetti, no? E per quanto riguarda le amichevoli invece? Come siamo messi? Non si possono fare nemmeno ancora, nemmeno adesso. Tu quindi cosa dici? È un problema questo di riprendere? No, a parte che non si è mai affrontato il discorso di fare amichevoli, perché insomma secondo me in questo periodo non ha tanto senso. E, parte da agosto. Sì, faremo più avanti, però sì, dopo contraddizioni, a parte il calcio ci sono anche altre cosucce da dire, però insomma. Tipo? Sì. No, è un po' una situazione generale, insomma mi sembra di capire anche con vari lavori, c'è un po' di confusione. Sì. Generale, dopo sicuramente il periodo non è facile, ma... Ascoltami Gigi, io che ho avuto il piacere, parliamo di te in prima persona, io che ho avuto il piacere di vederti sia da giocatore che da allenatore, devo dire che una delle tue caratteristiche è che ti piace il bel calcio, no? Ti piace il giocatore che sa toccare bene la palla, ti piace il concetto di giocare a partire dal basso, come va di moda adesso, il concetto della palla a terra, eccetera. Tu, in tutti i tuoi anni di calcio da giocatore, hai avuto un allenatore, Gigi, che ti ha ispirato tra tutti di più? C'è qualcuno in particolare o...? Bene, ne ho avuti di bravi, dopo prendi un po', cerchi di prendere il meglio da tutti quanti, tipo Mario, Vitadello, mi sono trovato bene, dopo ho avuto Boni, che è stato un grande giocatore, insomma ha giocato a Roma, a Sampdoria, Federico si sì. ricorderà sicuramente, Paolo Viviani che ho avuto a Montecchio, ho avuto gente con cui mi sono trovata bene, altri qualcuno, un po' meno bene, come è normale bene. Che sia, ma cerchi di prendere insomma il meglio da tutti. Pensati che Federica, che è la nostra intenditrice di calcio per eccellenza, cioè voglio dire, vorrebbero tutti averla, ma non me la potrete mai via, mi dispiace, mettetevela già via. Lei è una, voglio dire, che ama il calcio perché da quando si è iniziato al concetto di partire dal basso, no Federica? Il gioco che parte dal basso. Tu sei favorevole di questa nuova modalità di calcio, quindi non più rinviare la palla dalla... Sì, dopo il calcio si può vincere in tanti modi, secondo me esasperare troppo le cose non porta mai a dei benefici, per cui se sei in difficoltà va bene l'utilizzo del portiere, ma dopo adesso con tutta, secondo me viene un po' troppo estremizzato, però no. Un'opinione mia personale. Sì, perché poi vediamo anche degli errori, no? Sì, perché di solito dopo la palla va a finire i difensori e insomma è più facile che un difensore abbia i piedi non proprio morbidissimi ed è più facile insomma. Sì, ma per esempio anche il portiere, no? Oggi viene molto coinvolto il portiere, però se il portiere non è bravo dal punto di vista tecnico, qualche volta si vedono le squadre che dopo vanno in difficoltà. Dopo ti dico, in Serie A o in Champions League ci sono campi stupendi, palloni stupendi, dopo magari vuoi riproporre le stesse cose nelle categorie nostre, dove ci sono magari campi discreti ma non stupendi, e c'è qualche difficoltà e certo. Poi insomma vai ad acuire le difficoltà. E lì nascono magari i risultati che ti fanno. Nascono, sì, possono essere sicuramente più errori. Quindi tu volevi sapere un attimo della preparazione, Fede? Esatto, adesso i ragazzi sono stati fermi per un periodo, stiamo ripartendo pian pianino. La preparazione muscolare dei ragazzi, oltre a quella intellettuale, no? Perché dopo essere stati fermi tanto tempo,
si fa fatica un po' a ritrovare la grinta per ripartire, oltre a livello fisico. Tu cosa ne pensi? Beh, che quest'anno noi a Caldogno siamo fortunati perché ci appoggiamo anche a Cavedon, a Ciccio Cavedon. Sì, ha lavorato anche per il Vicenza, ha un bel centro per recupero infortunati. Mitico per... Ciccio Cavedon, direi. Esatto, sì, sì. Dopo, oltre a essere bravissimo, anche un bravo ragazzo. Sì. Per cui sì, per noi è sicuramente un valore aggiunto. E come dicevo prima, questi allenamenti qua servono proprio per un discorso preventivo, quelli che possono essere gli infortuni, insomma, quando si inizierà, speriamo, la stagione. Bene, io vi fermo un attimo, andiamo in pubblicità, torniamo subito qui a Fuori Gioco. Trattamenti all'avanguardia e biotecnologia cosmetica avanzata per regalarti un nuovo concetto di bellezza. B-Beauty è la tua oasi di benessere, dove prenderti cura della tua immagine e regalare una dimostrazione d'amore al tuo corpo in un ambiente sereno e confortevole. Siamo a Bassano del Grappa, in via Cadolfina 42. Vieni a trovarci! Wi-Fi Web. Connettiamo il territorio. Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica Dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Qua ragazzi, bentornati a Fuori Gioco. Adesso è arrivato il consueto momento della parola al nostro Federico Formesano. Allora, rapidamente, il Vicenza ha vinto a Dentella, era una cosa importante perché con quei tre punti, diciamo, solo la matematica ci lascia ancora qualche preoccupazione, ma direi proprio assolutamente insignificante. Domani sera il Vicenza gioca con il Brescia e dovrebbe, anzi domani pomeriggio, poi giocano alle 14. E dovrebbe raccogliere quei punti, quel punto che basta per essere matematicamente salvi e cominciare a pensare alla prossima stagione. In Serie D è arrivato un pareggio per il Cartigliano, che ha giocato sabato a Campodarsego, e invece l'Arzignano ha battuto il Delta. Adesso l'Arzignano è a un solo punto dai playoff, quindi le prime 5 giocano i playoff e l'Arzignano è sesto a un punto dalla quinta. Quindi potrebbe ancora giocarselo, anche perché è in forte ripresa, nelle ultime 6 partite ha fatto 5 vittorie. Quindi è una squadra che sta crescendo. Poi dobbiamo dare uno sguardo all'Eccellenza e magari qua coinvolgo anche Zuccon, che sicuramente il campionato lo conosce bene. Succede di tutto e di più in questo mini torneo con 9 squadre e 8 partite. Il Montecchio ieri ha battuto il Camisano, che era in testa alla classifica, e lo ha scavalcato. Però in testa ci sono le veronesi, che stanno facendo mirabilie, direi, e che sorprendono, perché sono squadre che non erano date per scontate alle vigilie. L'unica squadra veronese che veniva considerata tra le favorite è il Vigasio, che è quella che va peggio di tutte perché ha già perso 2 partite. E in un mini torneo con 8 partite, perdere 2 partite significa compromettere molto del cammino. La sorpresa negativa, purtroppo, e qui abbiamo ospitato anche Maino, il mister, viene dal Bassano, che ha perso con il Villafranca ieri, 2 calci di rigore nel primo tempo, 2 gol, e poi Bassano non è più riuscito a rimontare. Io sono assolutamente convinto, anche perché ho visto 2 partite del Bassano, che il capitale umano, che la squadra del Bassano, sia sicuramente una squadra forte, però i risultati non arrivano. Sono arrivati 2 pareggi fino adesso, e 2 punti dopo 3 giornate sono veramente pochi, si rischia di non riuscire più a recuperare. Lo Schio ha perso con il San Martino, ma lo Schio ha una squadra completamente rifatta e quindi diciamo che non è una rivelazione.
Adesso appunto per coinvolgere Gigi volevo chiedergli se sta seguendo questo mini torneo e qual è il suo giudizio, soprattutto che cosa pensa di questo Bassano che tutti davano per favorito e che non sta andando bene. Sì, lo sto seguendo perché sono andato anche a Cavisano la settimana scorsa a vedere la partita. Sì. E dopo, sì, sicuramente, beh, innanzitutto è un campionato strano perché ci sono solamente 8 giornate per cui tutto è condensato. E dopo, sinceramente, il Bassano è una sorpresa anche per me perché insomma era additata come la favorita, però ciò non toglie che magari vincendo le prossime 5, insomma, il Bassano ha la possibilità di farlo. Ce l'auguriamo tanto. Sicuramente. Ce l'auguriamo tanto. Per la piazza e per, sì, insomma, certo, merita e per la nostra Fede che è di Bassano, ci teniamo per lei allora. In particolare. Proseguiamo! Mamma mia! Quindi adesso abbiamo una piccola sorpresa perché ogni tanto facciamo qualche piccolo cambiamento e oggi il nostro Franco ha voluto organizzare un momento Ci Posta per te. L'abbiamo chiamato un po' così, no? Sì, abbiamo voluto farti una sorpresa e io vorrei tanto che adesso Franco introducesse questa nostra piccola parentesi. Allora, abbiamo in collegamento via Zoom un ragazzo eccezionale, veramente, come si suol dire, nonché un ragazzo a cui siamo legati da un profondo sentimento, ed è qui con noi il mitico Giovanni Infelice. Ciao mitico Info. Ciao. Giovanni, tanto benvenuto, so che ci tenevi molto a fare questo giochetto con il nostro mister Gigi. Vero? E niente, quindi volevo chiederti se volevi raccontare un momento particolare della stagione, delle varie stagioni assieme a Mr. Gigi, che ti ricordi tra tutti, volevi fargli qualche domanda scomoda, non so, volevi una panchina che non ti meritavi, non so. C'è un rapporto troppo forte, non riesco a trovare cose brutte. Ci sono due episodi bellissimi, al di là di tante cose belle o brutte, ma quei due da ricordare sono quelli di Pedemontana, credo, e quello nel playoff contro il Montebello. Do la parola a Mr. Gigi se vuole raccontarla bene. No, mi ha fatto incazzare, vabbè, ma nulla di nuovo, che arrivava davanti al portiere a fargli scavini, insomma, sì, il solito fa. Info. Se la puoi raccontare bene, il solito info, c'era Gottardo che voleva ammazzarlo, ma e lui chiaramente rideva. Ma adesso, guardalo, cosa hai combinato che l'hai fatto arrabbiare? Poteva fare gol di piatto, sì, ha voluto fare lo scavino, il difensore ha rinviato la palla, tra l'altro andavamo sul 2-0. E su loro sì, ha rischiato di fare gol e pensa che addirittura i compagni di squadra lo volevano menare, e non è facile perché dopo è anche un bravissimo ragazzo, ma però sì, insomma, solito. Tutto in leggerezza. E mentre voglio dire, eri un giocatore che il nostro mister gli piacevi perché sei tecnico, possiamo dirlo, Giovanni? Sì, dai, si può dire. Si può dire. Quindi Info è bravo, delle belle qualità. È bravo, se solo i gol poi li facesse, hai ragione. Esatto, sarebbe meglio. sarebbe sicuramente meglio, mentre voglio dire, Gigi, l'anno scorso abbiamo avuto questa bella dimostrazione di cuore da parte sua, no? Quando era sempre comunque con noi in spogliatoio. Assolutamente, sì, anche perché ha avuto un problema grave, però il fatto stesso che lui affronti tutto col sorriso è sicuramente gli fa onore, ma dopo aiuta, perché essere positivi è sicuramente importante. Posso fare una domanda a entrambi? Allora, conoscendo abbastanza bene l'ambiente del Marola e i giocatori che giocavano a Marola, che erano tutti abbastanza, diciamo, particolari, molto forti dal punto di vista tecnico, ma anche molto bravi a tavola, molto bravi nelle feste. Volevo chiedere cosa è successo quando avete avuto la certezza matematica di essere promossi in categoria. Cioè, chi lo racconta questo? Perché penso che siano state delle serate abbastanza allegre. Erano gastronomiche, importanti. Vero? Vai Info, io non c'ero. Beh, diciamo che è stata una cosa davvero incredibile, nel senso è stato un sogno che si realizzava,
e mi viene da dire, immaginate, nel senso che c'è stata una cena dopo l'altra, i chili sul corpo umano che salivano e un divertimento puro. È stata una cosa, è come vedere, mi viene da dire, l'Atalanta in Champions League o vedere il Vicenza all'epoca nella semifinale Coppa UEFA, cioè sono quelle cose davvero belle del calcio e niente, insomma ci abbiamo creduto e alla fine siamo riusciti ad arrivare, dai, dove volevamo. È stato un divertimento. Tra l'altro devi sapere, Federica, tutta gente che non beve, che non mangia. Immaginavo tutta gente, cioè, che sono proprio l'eccellenza dello sportivo proprio. Potremmo trovarci bene veramente. Però la cosa divertente qual è, Fede, no? Che nonostante che il nostro Gigi può sembrare dal di fuori, no, già un ragazzo estremamente serio, in verità ho voluto che ti collegassi perché volevo dimostrare a chi sta a casa che il nostro Gigi alla fine è una persona estremamente divertente, estremamente simpatica. Grazie. Estremamente piacevole. Abbiamo chiamato Joe perché lui si sbottona, grazie, come te che fai il timido, mille cose ce le racconta. Ci tenevo a far vedere il rovescio della medaglia che magari a volte non si vede, vero Joe? È il numero uno dentro e fuori dal campo, lo sa. Grazie Joe. Che dimostrazione d'affetto. Madonna, troppo buono. Assolutamente, era giusto e doveroso fare questo piccolo stacchetto, come si suol dire. Ti ringraziamo per averci fatto questa bella sorpresa, Gio. Mi farà piacere, vi mando un bacione, buon lunedì. A te. Ciao, Gio. Ciao, bello. Ciao. Ma credo che dovresti fargli l'ultima domanda bomba, secondo me, per chiedigli un po' cosa, quello che volevi dirmi prima quando stavamo facendo il caffè, mi dicevi ma secondo te il Caldogno farà una squadra per vincere, quindi chiediglielo, non farà che dici. Perché sai, mi ha attaccato la timidezza. No, ma tu chiediglielo che lui ti risponde. Dai, dici le tue sensazioni. Che vogliamo fare bene, dopo tra far bene e vincere, sì, passa tanto. Ce la farete? Vi state preparando bene? È quello per forza. Fabio Ebbene, se devo fare un bel lavoro. Sì. No, anche perché lì c'è una dirigenza nuova, sono tutti ragazzi giovani che hanno voglia di fare, per cui speriamo, ma penso che faremo sì un buon campionato. Sono fiducioso. E tra l'altro la Federica mi faceva notare che lui è di Caldogno. Giù la mano che c'è il Covid. Lui è di Caldogno, sai. Anzi? Allena a casa. Sì, quindi giochi in casa? Profeta in patria. Sì. Quindi avevi mai giocato, da giocatore eri stato... No, dopo io precisamente sono di Cresola, che è vicino a Caldogno. Ho giocato. Stai attento che poi sbagli. Ho giocato da boccia. Con tuo papà che faceva la... Mio papà, sì. Lo ricordo bene io. Tra l'altro devi sapere che il papà di Gigi, Mister Zucco, è stato l'allenatore, uno degli allenatori che ha lanciato uno in qualsiasi, Roberto Baggio. Ah, la poracitudine. Okay. Con questa pillola di saggezza e vedendo il viso super soddisfatto della nostra Marina dietro le quinte, io vi devo interrompere, ragazzi, perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione per oggi. Quindi ringraziamo il nostro ospite per grazie essere venuto qui dopo tutti i nostri corteggiamenti. Spero che ce l'abbiamo fatta. Grazie a voi. Ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo Federico, come ogni lunedì, con la sua sciorta micromatica. Sono proprio contento. Non avevo dubbi. E domani sera festeggeremo il Vicenza. Che si salva, dai, bene. Ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 17.30, sempre su TVA. Continuate a seguirci, che ne abbiamo proprio bisogno. Nel frattempo, come dice la nostra Fede, seguiteci tramite i nostri canali YouTube e i nostri canali social. Grazie e arrivederci.